preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. Che senso ha vivere se poi si deve vivere solo per morire? Per un cristiano c'è la consolante certezza che la fine della vita è l'inizio di una vita senza fine. Possiamo dire che la partita della nostra vita, in un certo senso, ha due tempi. Il primo tempo, composto dagli anni che si sono sgranati uno dopo l'altro su questa terra. Il secondo tempo, quello dove si trova adesso inserito certamente l'abate Valerio, cioè tempo senza tempo, dove non c'è più pianto ma infinito canto. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Sulla sua presenza.
e per questo sento il cuore pieno di emozioni e commozioni nel prendere parola di commiato e vi saluto per il suo ritorno alla casa del Padre. Iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebi, lux aeterna, luce a teis Domine, cum sanctis tuis in eternum, via pius aveva la passione per gli studi, per la cultura monastica, una passione che ha sempre accompagnato e ha voluto coinvolgere anche i più giovani, anche io sono stato coinvolto veramente per l'amore alla cultura, alla conoscenza della vita monastica. Insieme a un altro grande e indimenticabile monaco, sì, ligure, ma che ha lasciato un segno indelebile qui a Seregno, Don Giorgio di Castro. Insieme a lui dette avvio a due tesori e ricchezze più importanti di questo monastero, la biblioteca monastica in particolare. Diceva sempre: un monastero senza la biblioteca è come un accampamento senza l'armamentario, senza le armi. Te Domine, sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. Lux aeterna, luce a teis Domine, cum sanctis tuis dilatato corte, ripensando alla parte Palermo, anche noi vogliamo dilatare il cuore all'amore per Gesù, all'amore per la comunità, all'amore per i fratelli. Preziosa ai miei occhi del Signore. Speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno. Come scintille nella stoppia scorreranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità, coloro che Gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. Thank you.
ruach shel tzedakah mechaki chaim.